Negli Stati Uniti il numero dei single ha superato quello degli sposati. In Europa il matrimonio è davvero in crisi. Non è soltanto l'istituzione ad esserlo, ma sono proprio le donne a non volersi più sposare. Abbiamo sentito il parere dei milanesi. Secondo te esiste ancora l'istituzione matrimonio? Tu ci credi oppure no? Ti sposerai? Vabbè che è presto, però per i giovani ha ancora un valore di un certo tipo? No, direi proprio di no. Io personalmente ci credo, ma per quello che sta succedendo non succederà, ecco, diciamo così. Sta succedendo nel senso la crisi economica? No, non c'entra. L'amore con la crisi economica non c'entra proprio un bel niente. E il problema è che c'è tutto e di conseguenza forse perché c'è tutto e si confonde spesso. È troppo facile da acquistare, quindi non ci sono più i valori. Allora è ancora un valore e adesso vediamo, conviviamo per adesso e comunque per me è un valore, la famiglia è ancora un valore. Si può trovare una persona per essere insieme, ma oggi, in questo momento, la gente non voglia si sposare. Dicono che sia dovuto al fatto che le donne hanno sempre più importanza dal punto di vista economico, quindi sanno mantenersi, non hanno più bisogno di andare a sposarsi per essere mantenute, eccetera. Quindi il ruolo della donna cambia, dicono che sia per questo. Non credo neanche per questo. Perché secondo te? Secondo me cambiano le necessità, nel senso prima magari era tipo obbligo che arrivati a tot anni ti devi sposare e far famiglia, adesso invece non avendo più la famiglia che ti obbliga, secondo me poi anche i mantenuti in casa è ovvio che preferiscono. Poi quindi figli comunque anche senza matrimonio si fanno. Con la crisi che c'è poi chi è che fa i figli? Sì sì, ci credo. Quindi domani ti sposerai, avrai dei figli? Con me! Sì, ti sposo con te. Con me, cioè io mi sposo come dico io, perché una cosa che è eterna, l'unico amore che è vero ed eterno è quello di Dio, altrimenti non vale la pena di sposarsi, io penso. Vabbè, ho capito, ma mica ti sposi con Dio, ti sposi con tua moglie. Grazie all'amore che ho visto da parte di Dio mi sposo con una. Io ne penso che se le donne stessero più a casa a guardare i figli sarebbe molto meglio e a rinunciare a qualcosa, perché oggi si vuole troppo e quindi per forza una donna deve lavorare. Il marito è fatto per lavorare, la madre è fatta per educare i figli. Ma il matrimonio, guardi, che è fatto di sopportazione. A un certo punto ognuno di noi ha dei difetti e i difetti bisogna saperli anche sopportare. Non si può pretendere che uno sia perfetto, quindi è una forma di sopportazione. So che molte persone lo considerano un contratto ormai. In effetti le cose sono cambiate, quindi probabilmente anche la società che ci fa pensare che sia un contratto, i tradimenti si sono alzati o comunque si sanno di più. Il matrimonio è una cosa lontanissima anni luce, sinceramente però per come vanno le cose negli ultimi anni, secondo me il matrimonio ha perso molto il suo valore tradizionale che aveva all'epoca e ora come ora io non credo nel matrimonio più come, nel senso secondo me è diventata semplicemente una cosa burocratica, semplicemente istituzionale, ma un rapporto secondo me non cambia se due persone sono meno sposate.